La storia della Hayabusa inizia nel 99 con il lancio commerciale di una moto che diventa immediatamente simbolo di una leggendaria potenza per una due ruote stradale. La prima versione verrà rivista solo nel 2008 a conferma della validità del progetto originale, basato sull'abbinamento di una possente spinta ed una inaspettata manovrabilità. Sotto la carena pulsa il generoso 4 cilindri, 16 valvole da 1340 cm3 e 197 cavalli. Numerosi dettagli rivelano la cura e la tecnologia con cui gli ingegneri Suzuki hanno sviluppato la Hayabusa, a partire dal propulsore raffreddato a liquido e caratterizzato da un'ampia coppia per esaltare le accelerazioni. I pistoni e le fasce elastiche forgiate in lega di alluminio ultraleggera riducono al minimo l'attrito, migliorandone lo scorrimento. L'alimentazione avviene tramite quattro corpi farfallati a doppia farfalla SDTV da 44 mm di diametro, dotati di due iniettori, cada uno gestiti da una sofisticata centralina elettronica a 32 bit. Il sistema Suzuki Pear, inoltre, provvede ad iniettare aria fresca nei condotti di scarico al fine di bruciare gli idrocarburi incombusti e ridurre le emissioni di monossido di carbonio. Questo sistema, associato ad un sensore O2 e ad un catalizzatore, migliorano l'efficienza della combustione e dei consumi, riducendo al minimo le emissioni nell'ambiente. Grazie al Suzuki Drive Mode Selector, il pilota è libero di scegliere tra tre diverse mappature che regolano la potenza del motore a seconda delle proprie preferenze in diverse condizioni di guida. È possibile scegliere una mappatura per le lunghe percorrenze a velocità regolare o una per le strade più congestionate o ancora una terza per un uso corsaiolo, dove si possono scaricare sull'asfalto i 197 cavalli del poderoso 4 cilindri. La successiva evoluzione della Hayabusa passa attraverso l'introduzione dell'ABS che, abbinato alle pinze radiali monoblocco Brembo ad elevate prestazioni, garantiscono al pilota un feeling di frenata di livello superiore. Lucchinelli con una Suzuki, io è dall'81 che sogno di rivederti guidare la moto con la quale hai vinto il mondiale e ti ho portato sto cavallino qui che no, insomma, un po' ti ha eccitato, no? Sì, l'ultima volta che ho provato una Hayabusa nel 2001 era tutta un'altra cosa, era più piccola di cilindrata, 1200 qualcosa, e era molto più cattiva da guidare. Questa l'hanno ingentilita nell'erogazione di potenza, però è splendida perché nonostante sia una moto non da questo tipo di pista, è una moto da pista veloce o da turismo veloce, è divertente perché è maneggevole, e è bella in frenata e poi a me piacerebbe potergli togliere l'ABS per poter fare due frenate di traverso, che non so se si riesce. Io sono captato che dicevi al tecnico di Suzuki, ma non si può togliere l'ABS, io ho capito che avevi già in mente qualcosa di da Lucchinelli, perché è giusto, insomma, perché chi le moto le provi innanzitutto chi le sa provare, questo credo sia un bel vantaggio di questo programma, avere Lucchinelli che le prova. Sì, ma io di moto credo di capirci qualcosa, ho dedicato a questa passione tutta la vita e mi piacerebbe poterlo passare un po' di passione anche ad altri. Sinceramente è una bella moto anche perché puoi mettere un borsone e fare anche del turismo, non serve solo una moto da andare forte ed è facile da guidare perché è come se fosse elettrica. Non è difficile dare potenza perché non è cattiva. È utilizzabile, diciamo, anche da uno come me che non è capace, voglio dire, però vuole con poco più di 15.000 euro. Questo è un argomento, perché con 15.000 euro si ha in mano una moto che potenzialmente ha una velocità di punta vicina a quella delle moto da gara vere, Superbike e MotoGP. Se togliessero quello che è il limitatore, che credo sì, che a 300 si fermi, sarebbe una moto con una coppia incredibile, perché essendo grossa di cilindrata avrebbe la coppia di una moto, quasi di una MotoGP come coppia sotto. Sì. Tra l'altro, nota storica però divertente, Hayabusa è il nome del Falco Pellegrino, per cui il Falco Pellegrino ha la caratteristica di essere l'uccello più veloce del mondo, quando va in picchiata supera i 300 km all'ora, perché da lì la denominazione di questa Suzuki da sempre, dal 99, Hayabusa, per cui Falco Pellegrino. È sicuramente una moto dallo stile discutibile per alcuni, a me personalmente come linea non piace, non mi ha mai fatto impazzire, però credo che il punto fondamentale siano le prestazioni e l'aerodinamica, perché queste linee non nascono così. No, allora, tanto dipende da cosa vuoi. Se vuoi una moto da pista, da andare prettamente in pista, devi prendere una moto che corre, una derivata di serie. Questa è una moto da uno che ha già fatto quel passo lì e che vuole avere potenza, perché questa qui è una moto che quando è uscita nel 2001, io ricordo una cosa che oggi non si potrebbe fare perché ti ritirerebbero la patente, ma io
incontrai Doriano Romboni al ritorno della gara di Monza, lui aveva un Porsche e io avevo la Yabusa del mio amico Campana. E ricordo che mi raggiungeva a 2,50, io davo il gas e lo lasciavo come se avessi una. Se fossi. In autostrada? In autostrada, sì. È già qualcosa, pensavo sulle provinciali. Ma era in autostrada, ma adesso non si fa e non va preso da esempio questo. Però per dire che è una moto che non è tanto la bellezza quanto quello che sono le sue caratteristiche, e la coppia, la goduria che ti dà dagli gas. Emozioni, sensazioni, tra l'altro questa moto che superava abbondantemente, come diceva Marco, i 300 all'ora, ma di brutto, 320 credo facesse, era la moto più veloce di serie in commercio, e credo lo sia tuttora. Fatto salvo un gentleman agreement tra i quattro marchi giapponesi principali, per cui si è deciso di limitare le moto a una velocità inferiore per quelle di serie ai 300 all'ora. Motivo per il quale le prime Hayabusa, se non ricordo male, avevano un fondoscala a 3,50, non lo so quanto. Adesso, come vedete, arrivano al massimo a 300. Sì, e perché la velocità... a 2,99 dovrebbe staccarsi il contachilometri e fermarsi, non crescere più. Tu qui a Castelletto di Monza non hai provato? No, però ho visto una bella seconda a 190 all'ora, cioè è pastosa. Sarebbe bella da far fumare un po' le gomme posteriori, però non ho ancora confidenza e poi ho già una certa età, ragazzi. Sei vecchio. Senti, parlavi dell'ABS, che secondo me è stato giustamente introdotto anche per renderla più umana, perché non siamo tutti piloti come voi, più umana. ABS che tu però hai avuto modo di provare, la rende comunque più facile. Non è invasivo, nel senso che puoi già andare forte e non entra subito, come era una volta che dava noia ad uno che voleva andare un po' veloce. Questo qui fai già la frenata, quella insomma che tende ad alzarsi di dietro, e poi entra l'ABS. Direi che per le persone che vanno su strada, le persone normali, è basilare l'ABS, è essenziale, specialmente perché per strada gli asfalti non sono sempre uguali, da una rotonda all'altra può cambiare, e quindi questo qui è un aiuto grandissimo che ti viene dato. Ok, mi hai già parlato di dimensioni, che mi è sembrato di capire che tu la pensavi molto ingombrante, faticosa, sì, da portare. È un po' lunga, invece... perché è un po' lunga, invece è maneggevole, e ti ripeto, non l'abbiamo provata nella pista adatta, perché questa moto è una moto da fare, da liberare i cavalli, sarebbe una moto da Mugello, una moto da piste veloci. Però proprio avendola provata in una pistina lenta, che è più da motard, ti dà l'idea di una moto maneggevole. Sono arrivato a toccare sotto e nonostante insomma è mattina, la pista non è ancora pulita, io direi che mi ha dato una bellissima impressione. Caro Pasca, ci ha anche strappato via una telecamera, ci sta una GoPro, però vabbè, fa niente, succede. Non so se tu hai avuto tempo di concentrare, non credo, perché le mappature, quelle cose lì, insomma, no, non ci ho guardato. Ce ne sono tre. Bene. Ormai come caratteristica un po' di tutte le moto in commercio moderne. Sono sportive. Stati anche bravi, perché normalmente ce ne sono troppe, e io, come dico, se bisogna studiare per andare in moto, io sono andato in moto per non studiare. Tu dici tre mappature bastano e avanzano, allora io utilizzo anche questa telecamera, che vorremmo far vedere qualcosa del... qui funziona così. È molto bello, vedere. Si vede la marcia, che è importante, perché avendo molta coppia magari sei in quarta, se non ci fosse... l'attrezzo che te lo indica praticamente, insomma, magari dovresti tentare che marcia hai, invece quello è un bel aiuto. Assolutamente, le tre modalità credo si comandino da questo tastino mode, sono tre: una per l'utilizzo normale, una per le condizioni un pochino congestionate di traffico, e invece quella pista 197 cavalli tutti liberi, Marco, pronti a dare. E a me questo è una cosa che piace molto, sono i cruscotti tondi, perché sarà perché ci sono cresciuto con i vecchi Veglia italiani, e per me è molto più facile leggerli. Ok, senti, dammi solo un tuo parere sul prezzo, perché io quando ho letto 15,5 mi sembra veramente una cosa... Io direi che forse sì, è una cosa straordinaria, perché le moto in un certo senso sono calate, cioè 15,000 effettivamente... 15,5 sì, mi sembra... Hai una moto, una signora moto, eh? Che ci puoi anche fare un po' di turismo. Marco, grazie mille, è sempre un piacere e un onore averti con noi. Buon divertimento. Ragazzi, andate piano però, capito? Piano, anche se questa moto fa 300 all'ora.